Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Cosa siamo qua a fare oggi? Lo sai che è una bella domanda questa? Oggi dobbiamo lanciare un contest. Ma che contest? Oggi dobbiamo lanciare un contest che non sappiamo ancora come chiamarlo. Vabbè, l'avete letto nei titoli in quel momento in cui voi l'avete letto, perché ci abbiamo pensato. Esatto, noi stiamo improvvisando tutto più o meno come al solito, ma oggi è più difficile delle altre volte. Comunque questo Anzi, contest... Anzi, sai come possiamo chiamarlo? Gira la ruota, e adesso capirete perché. Top come titolo, molto bello. Praticamente facciamo questo contest coinvolgendo un utente che ha vinto ben due volte e che l'altra volta ha suscitato una sorta di scandalo perché appunto per ha il suo grandissimo culo immenso. Grande Guido. Quindi salutiamo Guido ragazzi. E perché lo abbiamo nominato? Lo abbiamo nominato perché... Sigla. Ehi, benvenuto sul canale Tandem. Bene ragazzi, l'abbiamo nominato perché gli abbiamo chiesto appunto, vista la sua immensa fortuna nel gioco, di darci tre numeri da giocare sulla ruota, su una ruota che appunto andremo a specificare un giorno più avanti. Esatto, e questa ruota ovviamente stiamo parlando del gioco del lotto. Cosa abbiamo chiesto a Guido? Appunto di fare un video, di inviarcelo e di dirci tre numeri. Lui ci ha inviato questo video che adesso andremo a vedere e noi questi numeri li giocheremo su una ruota specifica. E voi infatti dovete indovinare su quale ruota li abbiamo giocati. Esatto, ma prima godiamoci il video di Guido e del suo pappagallo. Esatto, infatti il contest è: quanto pesa l'uccello di Guido? Fa scherzo, guardiamo il video. Ciao a tutti amici di Tandem, oggi è qui il vostro quasi cartomante Guido insieme al suo assistente Wally. Il primo numero è il numero 4 associato a Giuseppe. Secondo numero estratto inerente a Eddie Master è il 66, essendo che il numero è 199, non si può giocare, giochiamo il numero 66. Il terzo numero estratto è il 37, numero di pop nella mia collezione. Ciao da Guido e Wally. Eccolo qua, questo era il video. Grande Guido, bellissimo il pappagallo. Tra l'altro, speriamo che questi numeri siano vincenti. E nel caso dovessimo vincere, scappiamo. Scappiamo. Allora, adesso parte il contest. In cosa consiste questo contest? Vai. Il contest consiste in sostanza: voi dovete indovinare fra le possibilità che ci sono su quale ruota abbiamo giocato questi numeri. E li abbiamo giocati realmente. Cioè, non è una fandonia, una frivolezza del nostro pensiero. Che cazzo dico? Comunque, bisogna indovinare appunto su quale ruota è. Esatto. E le regole principali che state già leggendo qua sotto sono: scrivere nei commenti il nome dell'utente che avete fatto iscrivere, il nickname di YouTube o il suo nome vero se è quello che usa su YouTube. Esatto, al canale che cazzo ci chiamiamo? Al canale Tandem. Seconda regola, dovete scrivere appunto su quale ruota secondo voi abbiamo giocato. Fine. Queste sono le regole. Allora, le tre ruote su cui appunto avremmo o potremmo giocare questi tre numeri sono Milano, o Venezia, o Napoli. È una di queste. E in palio che cosa c'è? Ovviamente ci sarà un pop. Ma quale pop? Lo scoprirete un giorno. Perché come al solito è molto bello avere qua una bella sfilata di pop. Però sai cosa potremmo fare? I pop della Disney. Ma sì, va bene, accetta così. Oppure i pop di Star Wars. Ma anche quelli, tutti e due. Guardate, nei commenti potete anche scrivere che tipologia di pop volete. Come o Disney o Star Wars. Ma questo non... Non inficia. Non inficia il contest. E poi, altra cosa molto importante, che dopo aver fatto iscrivere un utente, avere scritto la ruota su cui giocheremo noi, potete partecipare al prossimo video. Esattamente, come ha fatto Guido. Anche cazzo, quindi se vincete, chi vince se vuole può inviarci un video che poi decidiamo che cazzo dovete dirci e verrà messo in un video successivo. Se volete, se ve la sentite, se avete voglia, esatto, se la cosa vi diverte, senza eccetera, obblighi, eccetera, senza eccetera, obblighi. Eccetera. Comunque questo se siete era, maggiorenni, ecco. Questo era un video dedicato a un contest, in un contest fatto presso un contest futuro, passato, eccetera. Comunque come un cazzo. Neanch'io. Perfetto. Ci sono dal naso. Anzi, devo il contest è attivo da adesso. Esattamente, okay. E scade domenica 12 febbraio alle ore 23:59. Ma cosa si intende scade? Che fino alle 23:58, anzi fino alle 23:59 di è domenica valido.
12 febbraio voi potete scrivere sotto questo video il nome dell'utente che avete fatto iscrivere e il nome della ruota su cui abbiamo giocato, giocheremo. Esattamente, quindi noi ringraziamo ancora Guido che è stato molto simpatico, molto partecipativo e con un grandissimo culo, e speriamo che questo porti fortuna anche a noi. Tutti coloro che hanno partecipato e vinto come Guido ovviamente possono ripartecipare, tranne questa volta, perché ovviamente Guido c'è un culo della Madonna, questa volta lascia vincere anche qualcun altro, però noi non poniamo limiti. Esatto, uno può fare sempre tutto ciò che vuole. Diciamo che se nel contest precedente ha vinto già per la seconda volta, al contest successivo salta. Tutto qua. Siamo giunti alla conclusione di questo video, quindi ragazzi, buon contest, indovinate la ruota, fate iscrivere un vostro amico, un vostro conoscente, e che poi il culo sia con voi. Che il culo sia con voi e che quindi Guido vi benedica tutti. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao. Sì, ce l'abbiamo fatta, sì.